Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda edizione delle Tech Talk di Enel, un format costruito con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani, in particolare le donne, sull'importanza delle competenze STEM e quindi per le professioni del futuro. Io sono Assunta Matassa e lavoro nella Global Digital Solution e sono appassionata di tecnologia. Mi occupo di questo ambito da più di 10 anni. Oggi sono qui e sono molto emozionata di esserci, prima di tutto per essere qui, ma soprattutto perché sono una donna STEM. Le Tech Talk sono un'iniziativa gestita completamente su una piattaforma virtuale nella quale ci incontreremo come su un palcoscenico per descrivere la nostra visione del futuro, dove la tecnologia è un fattore abilitante e le competenze STEM diventano fondamentali, quasi come un linguaggio imprescindibile per accedere a questo mondo, oltre che per esserne protagonisti, come immagino che voi stessi vorrete esserne. Vorrei salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, gli studenti, gli studente, le studentesse che ci seguono da tutta Italia, il corpo docente. Colgo l'occasione per salutarvi uno per uno, visto che siete tantissimi qui con noi a seguirci. Partiamo con il Liceo Volterra di Ciampino, l'Istituto Augusto Righi di Taranto, il Liceo Classico Galileo di Firenze, il Liceo Statale Leonardo di Agrigento, il Liceo Versari di Cesano Maderno, l'Istituto Marconi di Bari, il Liceo Falcone Borsellino di Arese a Milano, il Liceo Statale Montessori, il Kennedy e il Cavour di Roma ed infine il Liceo Scientifico Ruggeri di Marsala. Saluto inoltre chi ci sta seguendo dal nostro canale YouTube, Enel YouTube, e vi ricordo che l'hashtag del giorno è STEM Yourself. Infine saluto tutti i nostri colleghi, colleghe e i figli dei colleghi e colleghi che ci stanno seguendo da tutta Italia. Come palcoscenico virtuale vi voglio ricordare che a noi interessa la vostra parola, le vostre opinioni, quindi per tutta la durata dell'evento vi invitiamo ad interagire con noi, ad inviarci le vostre domande utilizzando l'icona che trovate in alto a sinistra dello schermo con una nuvoletta dove potrete digitare le domande che verranno poi rielaborate e discusse con i nostri relatori a fine dell'evento. A questo punto entriamo nel vivo dell'evento, che come dicevamo è un'occasione di incontro tra esponenti femminili del mondo della cultura, delle istituzioni, dell'imprenditorialità, che racconteranno come sta cambiando il mondo del lavoro, come evolvono i mestieri, quali sono le competenze del futuro e soprattutto avranno attenzione a sottolineare come i pregiudizi ancora oggi disincentivano le giovani donne a prendere parte dell'ambito STEM. Prima di cominciare, però, vorrei fare anche una brevissima excursus di quello che è stato la nostra edizione dello scorso anno, in cui abbiamo avuto ospiti di eccezione come Ersilia Vaudo Scarpetta, la quale è una donna inclusa tra le Unstoppable Woman dalla lista di Startup Italia, ora Chief Diversity Officer per l'Agenzia Spaziale Europea, con la quale siamo riusciti a fare un viaggio nello spazio, possiamo dire. A seguire, il secondo evento è stato condotto con l'aiuto di Francesca Gabrielli, AD di Assistant Digitale, una vera e propria Inspiring Woman che nel 2018 è rientrata tra le Inspiring 50 Women Influenti nel Tech. Anche quest'anno abbiamo degli ospiti che possiamo definire sulla stessa lunghezza d'onda, ma prima di passare loro la parola vorrei introdurre e salutare il nostro direttore della Global Digital Solution, la persona che per primo si è occupato di guidare la trasformazione digitale in ambiente Enel e che in prima persona si occupa di valorizzare le donne e riconoscere il loro ruolo in azienda, Carlo Bozzoli. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Carlo, lascio a te la parola per entrare nel vivo del nostro incontro. Grazie Assunta. Sono veramente felice di prendere parte alla seconda edizione del TED Talk. In questi giorni ho riflettuto molto su come avrei potuto contribuire a questa giornata e per cercare di lasciare ad ognuno di voi qualcosa su cui riflettere e per questo ho deciso di iniziare ponendomi qualche domanda che immagino vi sarete posti pure voi nell'approcciare a questo tipo di evento. E premesso che siamo tutti importanti, e perché le donne sono importanti o dovrebbero essere importanti quando si parla di tecnologia e si parla di accesso alle facoltà scientifiche? E perché proprio le donne? E
Puoi provare insieme a voi a rispondere a queste domande oggi e agli ospiti che si susseguiranno nella giornata. Quindi il mio intervento, come già annunciato Assunta, sarà seguito da un'eminente neuroscienziata, la professoressa Rumiati, che sono certo saprà rispondere con strumenti adeguati a molte di queste domande e alle indicazioni che queste domande pongono. Ma nel frattempo vorrei che in questa fase cosiddetta di warm-up provassimo tutti insieme a ragionare sul valore che ha la presenza femminile nei contesti STEM, anzi direi STEM, cioè non solamente la science, la technology, l'engineering e mathematics, ma anche il tema delle arts. E la prima risposta che mi sento di fornirvi come direttore di Information Technology di una grande azienda che opera a livello globale come Enel è diversity matters, nel senso che conta, è importante, è rilevante. E ci sono moltissimi studi e tesi secondo cui le aziende che dispongono di una forza lavoro maggiormente diversificata, sono in grado di realizzare performance migliori. Quando parlo di diversità in questi contesti, non mi riferisco solamente alla diversità di genere fra il maschile e il femminile, ma anche alla diversità etnica, culturale, sociale, e disporre di un contesto culturale e diversificato, maggiormente diversificato, aiuta per esempio aziende come la nostra, ma tante altre aziende che competono in altri settori, ad andare più facilmente incontro ai bisogni, per esempio, dei propri clienti. E in tal senso anche un ambiente di lavoro dove la diversità è vissuta positivamente, dove l'inclusione è centrale per promuovere, per esempio, la creazione di approcci basati su prospettive differenti, più creative, apre le porte in modo diverso all'innovazione. Tutti questi dovete considerare, messi assieme, che sono elementi che oggi nella competizione nei mercati, nei modelli, diciamo, di proposizione dei prodotti e dei servizi sono diventati imprescindibili nella fase di progettazione o di adozione della tecnologia. Si parla molto più spesso di inclusive design, riferendosi a metodologie che hanno lo scopo di creare soluzioni che sono adatte per gruppi variegati di utilizzatori e che possono andare incontro, per esempio, alle necessità di tutti. In senso più ampio, questo, se lo riportiamo al tema della giornata, significa avere un pensiero inclusivo e dare vita a migliori soluzioni e migliori servizi, dando importanza alla diversità, vista come valore, vista come elemento di ricchezza, è oggi diventato, come dicevo, imprescindibile e rilevante in tutti i contesti. Vista dal punto di vista invece nostro, di lavorare in contesti e con team inclusivi, ci porta anche ad aiutare tutto il sistema a superare quello che si chiama implicit bias, cioè, ossia il pregiudizio implicito, ovvero quelli inconsci, quelli automatici, che sono anche dovuti molto spesso ai collegamenti che il nostro cervello realizza fra le diverse categorie, no? Vi porto un esempio molto molto concreto. Se pensiamo a una persona che si deve occupare di segreteria, immediatamente ci viene in mente che possa essere una donna. Se pensiamo a una persona che si occupa magari di scienza o di attività, so, in miniera, per esempio, pensiamo automaticamente a un uomo. Questo è dovuto al fatto che viviamo in un mondo sempre più basato, no? Che è stato basato, vorrei dire, per tanti anni su criteri di universalità al maschile, nel quale le donne hanno rappresentato, no? Una nicchia o una differenza secondo un atteggiamento magari non voluto e che è conseguente di un modo di pensare, di operare, di decidere che si è radicato negli anni nella nostra cultura. E in questo inconscio ci portiamo dentro di noi un'infinita serie, diciamo, di convenzioni, di pregiudizi impliciti, dove progettiamo servizi, leggi e prendiamo decisioni che generano impatti di genere. Quindi oggi siamo qui, no, per cercare di creare dei nuovi collegamenti, delle nuove categorie, per provare a rompere degli schemi e cercare di limitare quanto più possibile questo contesto condizionante nel quale viviamo e aprire le porte a nuovi modelli di pensiero. E credo che in questa direzione svolgano un ruolo molto importante i role model, i modelli di riferimento positivi a cui potrete rifare o aspirare, che possano supportare tutti il sistema a rompere il più rapidamente possibile questi vecchi schemi mentali.
ma non voglio portare solamente il punto di vista dell'azienda. Oggi desidero sfruttare questa occasione con voi, con menti giovani, con menti brillanti che si stanno affacciando, preparando al mondo del lavoro, a cui vorrei trasferire, illustrare il contesto nel quale state per inserirvi. Siamo totalmente immersi nella quarta rivoluzione industriale, cui si fa riferimento a questo contesto di grande compenetrazione, di grande collegamento fra il mondo fisico e il mondo digitale, dove dati e tecnologia sono alla base di no ogni nostra attività e questo porta con sé notevoli opportunità, ma anche notevoli sfide con le quali il mondo del lavoro deve confrontarsi quotidianamente. Se pensiamo ai lavori emergenti, ai data scientist, ai cloud computing, agli esperti di cyber, alla business intelligence, agli analisti di social media, di ma i marketing manager, a chi si occupa di artificial intelligence, insomma, sono tutti profili al momento maggiormente cercati sul mercato del lavoro oggi e per i quali il mondo del lavoro si attende una domanda crescente nei prossimi anni. Ritornando quindi e guardando un po' al contesto STEM, che rappresenta un po' lo strumento abilitante, no? La valigetta degli attrezzi per ricoprire ruoli appena evidenziati, che badate bene, non attengono solamente lavori prettamente in area tecnologico-scientifica, ma sempre più saranno pervasivi, contaminanti e necessari anche nel mondo cosiddetto umanistico delle arti. In questo contesto del lavoro, il mercato del lavoro in forte espansione in questa direzione, si nota come il divario di presenza femminile rispetto a quella maschile stia diventando un problema oggettivo e che inizia, no, che prende forma, poi lo vedremo con la professoressa, molto prima del momento in cui prenderete le vostre decisioni, ma già nella fascia della scuola media per poi ampliarsi alla scuola secondaria superiore. E via via per concretizzarsi nell'approccio alle facoltà universitarie. Tant'è vero che per darvi un po' di numeri, per darvi un po' di elementi concreti, una recente ricerca della London Business School condotta con Microsoft rileva che in Italia solo il 12,5% delle studentesse sceglie un percorso scolastico legato a materie scientifiche. Solo il 6,4% lavora nell'ICT, quindi nell'Information and Communication Technology, e il 13% circa in settori correlati al mondo dell'ingegneria. Questo rappresenta di fatto uno svantaggio per le donne che, anche secondo le previsioni del World Economic Forum recenti, si stima non possono raggiungere la parità di genere in questo ambito, no, delle STEM non prima di un secolo. Cioè, e mi auguro che questa stima sia errata, no? Perché analogamente è uno svantaggio per tutti, in quanto lo stesso studio ha evidenziato che sul mercato del lavoro digitale, dove, diciamo, se ci fosse un numero di esponenti, no? Un numero pari di ambo i sessi, si stimerebbe che solo all'interno dell'Unione Europea il PIL sarebbe in grado di crescere di 9 miliardi di euro. Quindi pensate anche quale grande opportunità nel mondo, diciamo, dello sviluppo economico e industriale si sta perdendo. Tuttavia, però, dobbiamo dire che negli ultimi anni questo trend è positivo, nel senso che se ritorniamo a guardare con un focus sulle facoltà scientifiche o di ingegneria, recenti studi, per esempio, di Assolombarda hanno sottolineato come le ragazze oggi approcciamo in modo diverso a questo tipo di tematiche, di aree, quali l'elettronica, le scienze dell'informazione, l'ingegneria biomedica e gestionale, e siano aumentate a una velocità maggiore rispetto a quella dei ragazzi, passando dal 20%, da poco più del 20% nel 2009 al 24,1% del 2018-19, quindi una decina d'anni. Inoltre, a livello europeo, l'Italia non è che si posiziona malissimo, nel senso che sta leggermente sopra la media e la percentuale delle ragazze che seguono percorsi STEM è del 17% verso un 16% dell'Europa. E rispetto agli iscritti, in percentuale totale delle diverse facoltà, è il 36% verso il 31%. Quindi sulla scia di questi numeri, di questi dati quantitativi, adesso vorrei rivolgermi a tutte voi, alle giovani donne, alle ragazze che stanno approcciando, che stanno decidendo quale percorso di studi,
forte raccomandazione di considerare questo tipo di percorso e di abbracciare le opportunità che il mondo del lavoro può offrirvi senza preoccuparvi di condizionamenti sociali, di modelli che possono bloccare diciamo, le vostre scelte, quali paura, difficoltà che il percorso potrebbe presentare. E oggi siamo qui anche per provare ad abbattere insieme potenziali ostacoli in modo che possiate cogliere al meglio questa opportunità. Continuando una vostra strada, un vostro percorso, no? Come è successo per molte altre che vi hanno preceduto, no? Allenando il modo di pensare, no? Come persone rispetto ai condizionamenti e ai modelli dalle quali siete circondate, no? E qui da questo punto viene normale farsi un'altra domanda. Cosa possiamo fare noi come aziende per supportarvi, per aiutarvi affinché questo possa avvenire in modo fluido, no? Abbiamo già menzionato un attimo fa il tema dei cambi culturali e di come ci possiamo allenare a prendere decisioni veicolando chiavi di lettura diverse e percezioni diverse del contesto circostante. Abbiamo fatto riferimento all'importanza del role model, quindi di avere un model adeguati, positivi come fonte di ispirazione, come incentivi, no? Per le giovani, per tutti voi, per mantenere viva la passione anche nella crescita verso le materie scientifiche in un percorso, no? Si va divaricando dai 12-13 anni fino alla scelta della facoltà universitaria. Diventa quindi fondamentale, secondo noi, alimentare questo ciclo virtuoso, no? Offrendo dei momenti di dibattito come la giornata di oggi su questi temi nei quali confrontarsi con professionisti del settore, con studiosi, con donne che hanno fatto scelte alternative rispetto alla stragrande maggioranza e comprendere anche quelle che sono le grandi opportunità che l'innovazione tecnologica, la quarta rivoluzione industriale nella quale siamo tutti immersi, può offrire, no? Quindi ognuno di voi, ognuno di noi deve sentirsi parte attiva e consapevole di questo tipo di percorso di cambiamento e questo è il motivo per cui Enel e le aziende come Enel sono fortemente impegnate in giornate di orientamento di questo tipo, per supportare nel mo miglior modo possibile l'accesso di tutte le donne, di tutte le ragazze nelle diverse fasi di crescita alle facoltà STEM. E quindi il nostro obiettivo non è quello di fornirvi una visione parziale delle cose, vista per gruppo di interesse, ma cercare di promuovere, no, la costruzione di team inclusivi, di momenti di dibattito differenzianti, dove ci sia sempre uno spazio per lo scambio, per la contaminazione fra le prospettive, punti di vista differenti, con l'intenzione di valorizzarvi e di offrirvi strumenti per meglio orientare le vostre decisioni. E quindi vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio la professoressa Tumiati per essere con noi e quindi vi lascio con la domanda, voi cosa volete fare da grandi? Grazie. Grazie Carlo, davvero illuminante come sempre il tuo discorso. Penso di raccogliere un po' il sentimento di tutti quando dico che dai sempre dei contributi molto, molto visionari. A questo punto lascerei la parola alla professoressa Raffaella Ida Rumiati, ma prima di tutto vorrei lanciare una clip che ci racconta chi è Raffaella Ida Rumiati. Buongiorno Raffaella e benvenuta. Lascio a te il nostro parco virtuale.
Buongiorno, innanzitutto grazie per questa opportunità di parlare a tante giovani e a tanti giovani di un argomento che mi sta evidentemente molto a cuore e direi sono anche molto favorevolmente colpita dalla sensibilità del vostro gruppo verso questo argomento. Allora, io inizio con questa annotazione che riguarda le differenze, non perché sia diciamo una persona divisiva, ma perché di questo dobbiamo parlare, del fatto che nell'ambito delle STEM, l'abbiamo appena sentito, nell'ambito, diciamo, in questi ambiti sensibili per la formazione scientifica, ci sono delle differenze, ci sono le differenze di genere. Allora, che cos'è una differenza? Una differenza è una caratteristica qualsivoglia che differisce in genere tra un gruppo di maschi e un gruppo di femmine. Questa può essere una capacità cognitiva, come nel caso della matematica, oppure può essere una struttura cerebrale, non entreremo nel merito di questo, ma per esempio c'è questa componente del cervello che si dice differisca in media tra gli uomini e le donne, oppure può essere anche una tolleranza a un farmaco, le donne mediamente rispondono meglio ad un certo farmaco rispetto agli uomini e così via, e molte altre. Dovete però fare attenzione ad una cosa, che quasi sempre quando si parla di differenze tra uomini e donne, si parla in realtà di differenze medie, quindi dobbiamo avere questa cautela, affermare che in media gli uomini e le donne differiscono, per esempio, in altezza, non vuol dire che tutti gli uomini siano alti e tutte le donne basse. Ci sono all'interno del gruppo delle donne, possono esserci delle differenze tra di loro, che sono grandi tanto quanto quelle, per esempio, tra uomini e donne. Quindi, mantenendo, diciamo, questa avvertenza metodologica in mente, possiamo procedere e parlare delle differenze che ci interessano qua. Quali sono? Sono prevalentemente quelle perché la matematica è una capacità cognitiva, ma anche quelle emotive. Spesso sentiamo dire le donne, gli uomini sono più aggressivi delle donne e cose di questo genere. Si fa riferimento appunto all'ambito dell'emotività oppure comportamentali. Ai ragazzi piacciono certi sport un po' più aggressivi e violenti, alle ragazze meno, e questo genere, diciamo, di differenze. Poi ci sono naturalmente anche nella letteratura specialistica, ci sono anche studi che riguardano le differenze anatomiche che possono essere o di strutture cerebrali oppure delle funzioni di certe strutture. E queste diverse differenze che riguardano la mente e il cervello, sono esplorate con diversi metodi e con tecniche diverse, le avete sentite nominare chissà quante volte, la PET, la risonanza e così via. Allora, in questa immagine vi mostro, è un grafico che è stato pubblicato in un libro 15-16 anni fa, per darvi un po' la misura di quanto sono grandi queste differenze cognitive, emotive e comportamentali. Allora, avete alla vostra sinistra una barra che raggiunge le due deviazioni standard bianca, e questa barra fa riferimento alle differenze di genere per quanto riguarda l'altezza. E questa è la grandezza, diciamo, è la differenza più grande che esiste tra il gruppo di maschi e il gruppo di femmine. Tutte le altre sono differenze che appunto riguardano gli ambiti citati, la cognizione, l'emozione e il comportamento. E vedete che sono differenze molto piccole, quindi quando si parla di differenze tra i gruppi, in realtà si parla di differenze che si aggirano intorno al massimo a una deviazione standard. E vedete anche che l'unica, diciamo, se possiamo dire così, favorevole alle donne è quella che è puntinata, che si chiama fluenza, che è la capacità di generare molte parole
in un determinato numero di secondi oppure a partire da una certa lettera. Ma entriamo adesso nel merito delle differenze matematiche. Allora, qui vi mostro subito un dato, qui mi pare si è già fatto riferimento all'inizio, il dottor Bozzoli ha introdotto questo problema delle differenze nelle prestazioni tra ragazze e ragazze. Questo è il gap di genere in matematica come risulta a livello globale, perché sono riportati tutti i paesi che hanno aderito alla rilevazione PISA, nel 2018 studentesse di 15 anni. Allora, come potete vedere sull'asse delle Y, i valori positivi fanno riferimento al vantaggio maschile, e vedete che l'Italia è tra i paesi dove questo vantaggio è più elevato rispetto dei ragazzi, rispetto alle prestazioni delle ragazze. Andiamo avanti sempre guardando dei dati, e questi fanno questo grafico fa riferimento ai dati INVALSI del 2021, e in particolare sono rappresentate le differenze tra maschi e femmine della seconda primaria, della quinta primaria e della terza media, per intenderci. Allora, vedete che le differenze della seconda e della quinta primaria sono differenze significative, con i ragazzi che ottengono dei risultati migliori rispetto in media rispetto alle ragazze. Questa differenza non è significativa, ma è pur presente anche nella terza media. Andiamo avanti e vediamo invece adesso i risultati del grade 13, sempre in riferimento all'INVALSI 2021, e in questo caso si tratta appunto dell'ultimo anno della scuola superiore, e potete vedere che i dati sono questa volta distinti per tipo di scuola. In generale osservate che ci sono prestazioni in generale, indipendentemente dal gruppo genere, migliori nei licei scientifici. Questo, diciamo, non ci deve sorprendere, perché viene prestata probabilmente più attenzione, vengono dedicate più ore, più lavoro a questa materia, seguiti dagli istituti tecnici e dagli altri licei, per finire con gli istituti professionali. La cosa interessante è che le differenze tra i due gruppi di ragazzi e ragazze sono presenti dovunque, ma sono più piccole negli istituti professionali e sono invece significative negli istituti tecnici. E diamo un po' un'occhiata a come sono cambiate le cose negli ultimi 20 anni. Allora, potete vedere che in realtà i dati di riferimento qui non sono INVALSI, ma sono TIMSS, vengono presi da TIMSS, che è un altro test su larga scala che saggia le competenze sia matematiche che scientifiche, ma questi dati fanno riferimento alla matematica. E vedete che le differenze tra i due gruppi sono più o meno di una grandezza simile nel corso degli ultimi due decenni, e anzi direi che nel confronto del 2019 non si vedono segni di miglioramento, e questo fanno riferimento al grado 8. Adesso facciamo un passo ulteriore. Finora abbiamo parlato della scuola, siamo arrivati fino all'uscita dalla scuola superiore, e adesso cominciamo a vedere ad analizzare questo problema a partire dall'entrata all'università.
osservate questo grafico a forbice che sostanzialmente vi dice una cosa, che ci sono più studentesse in entrata e meno docenti donne in uscita. Quindi alla vostra sinistra avete più ragazze, alla vostra destra avete meno signore, meno professoresse. L'apertura inversa, cioè il ribaltamento del rapporto, avviene a partire dal primo livello di carriera universitaria, della carriera universitaria, che è appunto quella dell'assistente, del ricercatore. Quello che qui è segnato come grade D. E questo grafico invece è come quello di prima, nel senso che la logica è la stessa: si parte dalle studentesse iscritte all'università e si finisce con le professoresse, i professori ordinari, quindi insomma al massimo livello della carriera universitaria, ma è specifico per le aree STEM. E qui purtroppo dobbiamo notare una cosa, secondo me, drammatica, che in queste aree, in queste discipline, la percentuale delle donne è sempre al di sotto del 50%. Quindi quella inclusività di cui parlava il dottor Bozzoli qui non è per nulla rispettata e è anche molto lontana da essere raggiunta. Quindi si conferma quello che si chiama la leaky pipeline, con più studentesse e donne nelle posizioni intermedie rispetto al ruolo invece più senior, più apicale, diciamo, delle docenti. E è pur vero, e questo l'ha detto anche il dottor Bozzoli, che negli ultimissimi anni, qui insomma si fa riferimento all'arco temporale 2005-2019, si evidenzia un lieve aumento delle donne che afferiscono alle aree STEM. Allora, quali sono le ragioni di questo gap? Il dibattito sul gap di genere in matematica si è incanalato, come spesso accade per questo genere di dibattiti, nella contrapposizione tra natura e cultura. Che cosa significa? Significa che da una parte il gap è riconducibile a una predisposizione ereditata geneticamente, oppure mediata dagli ormoni che agiscono sullo sviluppo del cervello nella vita intrauterina. Oppure, in alternativa, poi vedremo che forse le due cose insieme sono la spiegazione più plausibile. Oppure è l'ambiente che è responsabile dei diversi risultati scolastici e dopo lavorativi ottenuti dai due sessi negli ambiti che sono sensibili alla matematica. Allora, vediamo prima, diciamo, la lettura secondo cui appunto questo gap potrebbe essere determinato biologicamente. Qual è l'idea? L'idea è che esiste un ormone, il testosterone, che predispone il cervello di donne e uomini a dei destini cognitivi ed emotivi e comportamentali diversi. L'evidenza a favore di questa ipotesi è basata principalmente su dei casi di individui, di pazienti che durante la vita intrauterina sono stati esposti a dei livelli anomali di testosterone. E quindi qui si tratta di casi che, per esempio, di persone con genotipo femminile che sono state esposte a dei livelli elevati di anomali superiori alla norma di testosterone, viceversa anche di individui geneticamente maschili, quindi XY per intenderci, che sono stati invece privati di livelli adeguati di
di testosterone per difetti genetici. E non entriamo nel merito di questa letteratura, che è vasta e anche un po' contraddittoria, eccetera, ma diciamo, è importante almeno sapere qual è il riferimento, non è il riferimento, diciamo, teorico a sostegno di questa idea. L'origine biologica di una caratteristica porta però a ritenere che essa sia immutabile. Cioè, quando si dice geneticamente è determinato o è ereditato, si ritiene che allora non ci sia più niente da fare. E questo è un errore, è proprio un errore concettuale, perché la biologia non deve essere presa come un destino. Dall'altra parte di questo dibattito c'è la proposta, l'idea, il contributo invece che le nostre traiettorie educative e lavorative siano influenzate dal contesto sociale, economico, culturale in cui ci troviamo a vivere. E non c'è dubbio che genitori ed educatori sono portatori inconsapevoli, come abbiamo visto prima, a volte, di stereotipi di genere. Per esempio, le ragazze non sono portate per la matematica, l'abbiamo sentito dire, almeno io, la mia generazione l'ho sentito dire molto spesso, cosa te ne farai, e così via. Però queste parole sono molto, sono come pietre. Perché è dimostrato che la paura dello stereotipo tende a ridurre le prestazioni matematiche delle ragazze. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che affermiamo questi stereotipi e generiamo un deficit nelle ragazze. Un deficit che è specifico per questi ambiti, che sono sensibili allo stereotipo. E la buona notizia è che l'esito, quest'esito negativo può essere rovesciato con una manipolazione che viene detta controstereotipica. Se io, per esempio, dico la rivista Nature o la rivista Science ha pubblicato recentemente un articolo, uno studio in cui si dimostra che le ragazze sono portate per la matematica, vediamo che c'è, possiamo osservare un miglioramento nelle prestazioni matematiche. Questo per quanto delle ragazze, questo sta a significare che si tratta di un ambito molto sensibile, che naturalmente deve essere preso in considerazione quando ci rivolgiamo sia ai ragazzi che alle ragazze, quando affermiamo delle opinioni che non sono che possono danneggiare, diciamo, le persone. Questo grafico è stato pubblicato in un articolo apparso su Science un po' di anni fa, e lo trovo molto interessante, vorrei mostrarvelo, descriverlo brevemente. Allora, si tratta di un grafico sempre riferito a dati PISA, relativi sia alla matematica, che trovate qua sotto in giallo, sia alla lettura. Cosa vi fa vedere questo grafico? Vi fa vedere che le ragazze sono più brave nella lettura e i ragazzi sono più bravi nella matematica, ma la cosa interessante qui è che questi dati sono raccolti, sono divisi per paese. Vedete, l'Italia sta qua e vedete che le ragazze a questa data, nel 2008, con i dati, adesso non mi ricordo se fossero dati al 2003, ma insomma, comunque i dati di allora, PISA, e le ragazze risultano essere più brave nella lettura e meno brave nella matematica rispetto ai colleghi maschi. Ma e questo naturalmente non avviene, cioè naturalmente purtroppo non è quello che per noi, non è quello che si osserva in altri paesi. Tipicamente i paesi della Scandinavia hanno sempre dei gender gap molto ridotti, e addirittura nel caso dell'Islanda le ragazze sono più brave sia in matematica che nella lettura. Ma guardate qua sotto invece, il grafico nella parte inferiore vi mostra un indice di emancipazione della donna in quel paese. È un indice
complesso calcolato mettendo insieme, diciamo, una serie di dimensioni economiche, giuridiche, sanitarie, di cui le donne godono in quei paesi. E mi pare evidente, credo che sia salti agli occhi, il fatto che il gap di genere è più basso nei paesi dove questo indice di equità è maggiore. Però ci sono anche qui delle cose che non sempre diciamo coincidono. Vediamo la slide successiva. Allora, esiste, negli ultimi anni è stato osservato un fenomeno molto interessante che si chiama Gender Equality Paradox. Che cosa significa? Significa che le donne sono meno rappresentate negli ambiti lavorativi legati alla matematica nei paesi più egalitari e più avanzati. Questo è un risultato che ha molto sorpreso tutti noi. Che cosa succede in questi paesi? Allora, in questi paesi sembra che in realtà gli stereotipi che associano i maschi alla matematica siano più robusti. E quello che succede qui è che le donne ritornano a dei ruoli più tradizionali. Però attenzione, ad oggi non sappiamo, ed è improbabile, che si tratti di preferenze innate, cioè che le donne tornano a fare quello che hanno sempre fatto, ma piuttosto di nuove forme di differenziazione sociale. È possibile che, ma appunto questa è una materia di studio e spero che nei prossimi anni ci sia la possibilità di capire meglio questi fenomeni, quello che succede è che avendo a disposizione molte più opportunità rispetto al passato, rispetto a paesi meno avanzati, le donne tendono a fare un passo indietro oppure a scegliere soluzioni più tradizionali. Però, come vi dicevo, è sicuramente un paradosso da capire meglio in futuro. Un altro dato che mi pare interessante, forse è da porre in relazione con il gender equality paradox, è questo risultato di uno studio italiano in cui si trova che migliori sono le condizioni socio-economiche di studenti e studentesse, più ampio è il gender gap alle prove INVALSI del quinto grado di matematica. Quindi, dentro e fuori l'università, le carriere STEM sono considerate più competitive e meno facilmente percorribili dalle donne, specie in assenza di un welfare che permetta un'adeguata conciliazione famiglia-lavoro. Poiché la formazione STEM fornisce competenze tecnico-scientifiche necessarie per aspirare a carriere meglio retribuite, aumentare la presenza delle donne negli ambiti STEM contribuirebbe allo stesso tempo a favorire la riduzione del divario salariale. Venendo alle conclusioni, esiste senz'altro un gender gap in matematica nelle scuole e anche nei settori lavorativi che sono sensibili a questi ambiti. Questo gap ha delle notevoli ripercussioni socio-economiche, tra cui la scarsa presenza di donne nelle carriere accademiche e non accademiche STEM. E questo è un peccato, perché le carriere STEM sono anche quelle meglio retribuite, almeno nelle aziende. Dovremmo cercare di prendere più sul serio l'effetto negativo degli stereotipi e dovremmo cercare di misurare le parole e di rimuovere lo stereotipo che la matematica non serve alle donne. Bisognerebbe anche tener conto di un altro elemento che a noi, addetti ai lavori, è noto, che è la prestazione matematica, che colpisce sia i ragazzi che le ragazze, ma le ragazze maggiormente. Dovremmo anche, l'abbiamo sentito prima, migliorare l'orientamento
nella scuola verso i corsi STEM. Al momento quello che succede è che molte ragazze, anche molto portate, molto brave, non vogliono immettersi, non si immettono, non hanno diciamo, questa spinta, motivazione a prendere in considerazione i corsi STEM. E forse questo sarebbe più facile se nelle università e poi nelle aziende ci fossero più donne come role model, in grado appunto di dimostrare con il loro lavoro e il loro insegnamento che è possibile anche per le ragazze. Con questo ho finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Raffaella, è stato un intervento molto interessante, soprattutto perché ci hai portato davvero una grande quantità di dati a supporto delle tesi, quindi non abbiamo fatto soltanto una narrazione qualitativa, ma siamo entrati proprio nel profondo di studi che da anni cercano di avvalorare le tesi che ci hai esposto. Io a questo punto ho raccolto un po' delle domande della platea e vi ricordo che potete continuare a farle e inizierei, diciamo, con una prima domanda proprio per te, Raffaella. Allora, se sei pronta, io ti chiederei che tipo di orientamento andrebbe fatto nelle scuole per aiutare le ragazze nelle scelte di facoltà scientifiche e in quale età? Allora, esiste già in Italia un sistema, secondo me, molto efficace che vede insieme come attori il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e anche le scuole. È un tavolo che è stato creato anni fa, quando c'è stata la crisi delle vocazioni nell'ambito scientifico. Però diciamo senza un occhio di riguardo, per così dire, o senza un'attenzione particolare alla questione di genere. Direi che questo è uno strumento che esiste e quindi si può utilizzare. Si tratta di un programma che mette insieme gli sforzi dell'università e della scuola e anche delle aziende, perché sono coinvolte anche le aziende, nel tentativo di dimostrare quali sono i percorsi possibili dal punto di vista sia dello studio, perché poi prima di andare a lavorare bisogna studiare, e poi anche del tipo di occupazione che eventualmente cui questi corsi possono permettere di accedere. E secondo me quindi diciamo vale quello che si fa per ragazze e ragazze, con la differenza che forse alle ragazze serve anche sapere qualcosa di più specifico, cioè appunto potrò fare sia questo, potrò percorrere questo tipo di studi oppure fare questo lavoro e anche, che ne so, avere una famiglia o continuare a seguire altri interessi che cui non posso rinunciare. Insomma, voglio dire, includere nella sensibilizzazione alla scienza anche questa dimensione. Ignorarla non può aiutarci. Vorrei ricordare, ma non è per fare il gioco, diciamo, per fare la partigiana, però, che le ragazze ottengono degli ottimi risultati a scuola e all'università sono quelle che abbandonano meno. No? Sapete che c'è questo problema, specialmente al secondo anno dei corsi universitari, che si chiama abbandono, e l'abbandono purtroppo colpisce di più i ragazzi delle ragazze, forse perché i ragazzi hanno altre opportunità, forse perché sono più audaci, non lo so, però di fatto diciamo in questo modo noi anche investiamo risorse nella formazione di persone che poi non si incanalano in quegli ambiti di studio, di ricerca e di lavoro che sono molto rewarding, che danno molta soddisfazione. Grazie mille, grazie. Passerei adesso a Carlo con una domanda invece indirizzata proprio alla Global Digital Solution. Ci chiedono che cosa si fa in Enel per valorizzare le donne in ambito STEM e soprattutto qual è la presenza femminile nella realtà che dirigi.
la regia audio. Mi sentite ora? Scusate. Ora sì, perfetto. Scusate, soprattutto attraverso giornate come queste, di orientamento, di discussione, di confronto, nei diversi paesi dove siamo presenti, 40 paesi dove siamo presenti, quindi con giornate di orientamento, portando esperti, e questo per le fasi, diciamo, nella vita scolastica delle ragazze. Poi ci sono altre iniziative che riguardano invece quello che avviene all'interno dell'azienda, quando le ragazze invece affrontano il mercato del lavoro, il mondo del lavoro. Noi nel 2014, quando io ho assunto questa responsabilità all'interno della mia divisione, l'incidenza femminile era il 17%, oggi sfiora il 24%. Questo cosa vuol dire? Che in 6 anni abbiamo fatto tutta una serie di azioni. Sul mondo scolastico, sul mondo anche, sulla modalità anche sul processo di recruiting, di assunzione, di selezione, facendo entrare la scuola in occasioni come queste dentro le aziende con programmi diffusi di alternanza scuola-lavoro nelle fasi liceali, terza, quarta e quinta liceo, come spiegava molto bene la professoressa. Sarebbe importante addirittura poter incidere nelle fasi della scuola media, perché un primo ginocchio, una prima divaricazione si forma lì. Mettendole al confronto con programmi di shadowing o di affiancamento, quindi quanto è importante il modeling, quindi affiancando con percorsi di alternanza scuola-lavoro o giornate spese all'interno dell'azienda per ragazze e ragazzi, quindi indistintamente, no? Facendo toccare anche ai maschi quelle che sono le condizioni, no? E le opportunità e gli spazi per le donne, non solamente al genere femminile, perché poi questi stereotipi se sono costruiti da bias di genere, ovviamente bisogna lavorare anche sulla componente prevalentemente maschile che può condizionare poi le scelte per i modelli impropri che propone. E abbiamo visto che queste giornate di affiancamento spese all'interno dell'azienda con donne quadri, con donne manager, con donne che gestiscono team, non solamente sul mondo dell'esterno, eh. Questo serve anche, attenzione, dobbiamo sfatare un certo tipo anche di convincimento, non è che esclusivamente lavorando sulle STEM le donne possano avere ascensori professionali che le possono far guadagnare spazio. Certamente c'è un gap importante, la professoressa l'ha spiegato molto bene, legato ai modelli, legato ad altri elementi più di carattere biologico o fisiologico, però attenzione, la scuola dà una formazione di base per orientare le nostre motivazioni, le nostre passioni. Qui noi abbiamo due tipi di gap, se pensiamo al genere femminile. Uno che è legato all'area tematica e il mondo del lavoro, delle tecnologie oggi è sempre più pervasivo, non solamente nel mondo prettamente tecnologico, scientifico, ma la tecnologia sta entrando anche nel mondo delle lauree più umanistiche, dalla medicina alle arti, no? Le lingue, la cultura, e quindi la tecnologia è pervasiva nel mondo sociale e nel mondo industriale, quindi sapere dominare di tecnologia è importante. Dall'altra parte c'è un tema che citava correttamente la professoressa, anche di quali sono le posizioni apicali, l'accesso a posizioni manageriali, a posizioni di responsabilità alle donne che entrano nei consigli di amministrazione o diventano amministratori delegati di società. Quindi si sta lavorando tantissimo in molti paesi sul tema delle quote rosa nei consigli di amministrazione e in un'azienda che fin dai primi momenti ha abbracciato, abbiamo un consiglio di amministrazione equamente bilanciato. Però per garantire questo tipo di accesso a posizioni manageriali per le persone più in gamba, più importanti, che vogliono perseguire questo tipo di tragitto, bisogna allargare la base. Quindi stiamo dicendo che bisogna lavorare sulla base perché c'è un mondo, un'opportunità di possibilità sull'area STEM e di posizioni manageriali che non può, come dire, sostenersi solamente con interventi straordinari definendo delle quote. Ma solamente, ecco perché dal 17 al 24, in 5 anni, con l'augurio di poterlo, diciamo, aumentare nei prossimi anni. Per esempio, noi abbiamo fatto altre scelte sui percorsi manageriali di nominare da quest'anno una quantità equivalente di manager donna e di manager uomini, no? Dando accesso allo stesso tipo di spazi e cambiando alcuni meccanismi.
Tutte queste cose messe insieme funzionano in questa direzione per cercare di lavorare sulla base allargata e dare poi spazi intermedi nelle diverse posizioni manageriali. Qui lo citava la professoressa, per concludere, c'è anche un tema di aspettative, di qualità della vita, coniugare la famiglia con i figli, gli impegni, magari posizioni di rilievo, trasferte internazionali. Quindi congedi parentali o strumenti che consentano anche all'uomo di sopperire favorendo Certo. nella famiglia, no, la crescita professionale, delle ragazze o delle donne. Grazie Carlo. Torno da Raffaella, ma poi tornerò da te che ce n'è una difficile. Allora, Raffaella, ci chiedono quanto hanno contribuito le tue conoscenze logico-matematica alla tua carriera? Beh, hanno contribuito molto perché ho scelto una carriera di studio e di ricerca, per cui ne ho avuto molto bisogno anche proprio, diciamo, quotidianamente. Hanno contribuito anche componenti, qualità non strettamente cognitive. La motivazione, la personalità, la coscienziosità, il fatto di rimanere, focalizzata sull'obiettivo, di utilizzare un metodo. Io credo molto, naturalmente qui abbiamo parlato del problema. Abbiamo parlato dell'ambito delle STEM e di queste competenze, ma io sono d'accordissimo, con il dottor Bozzoli che servono anche altre competenze cognitive. Per esempio, lui ha citato giustamente, ha detto non chiamiamole solo STEM, ma chiamiamole STIAM perché c'è anche Arts, le nostre competenze e conoscenze nell'ambito della letteratura, delle arti, servono non solo a lavorare, ma servono anche ad essere più contenti, felici, ad essere in grado di conversare con le altre persone, eccetera, eccetera. Anche ad affrontare dei problemi e risolverli con creatività. Però c'è anche il contributo di competenze non cognitive, come appunto la personalità e altre forme, diciamo, che riguardano più il carattere. E queste possono essere ammaestrate, addomesticate, esattamente come altre competenze. Grazie Raffaella. Qui c'è un'altra domanda per Carlo, molto, molto difficile. I ragazzi ci chiedono, oggi fra i giovani la paura più grande è non riuscire a realizzarsi. Qual è il suo consiglio su questo aspetto? Domanda complessa. Cercate di seguire le vostre passioni e uscire dagli schemi, di guardare oltre quello che vi viene proposto al contorno, che può sembrare più comodo, può sembrare più immediato, può sembrare un riferimento fermo, no? E cercare sfide diverse. Oggi credo abbastanza difficile, no? Tutti siamo stati sui banchi di scuola e a maggior ragione quando passerete dalla scuola dell'obbligo, dalla scuola superiore all'università. Abbastanza poco motivante studiare o cercare di approfondire qualche cosa che non ci appassiona, no? Non pensate immediatamente, guardate quelli che sono i profili, come evolve il mondo del lavoro, al di fuori anche di quello che propone la famiglia, ma quello che propongono i media, propone la tecnologia, propone l'informazione, propongono, diciamo, i percorsi o i momenti di orientamento come questi. Tenendo ben presente, ribadisco, e l'ha ricordato la professoressa Rugnati, la scuola vi dà una base di competenze sulle quali puoi costruire il vostro profilo di professionista più o meno affermato, che segue i propri interessi nel mondo del lavoro, che segue le proprie passioni e le proprie motivazioni. E quando poi entrate nel mondo del lavoro avrete altre opzioni di orientamento e di crescita. Non è sempre buona la prima, no? In cui troverete immediatamente il vostro spazio e la vostra dimensione. Quindi non fatevi nemmeno impaurire da questo, nel senso che ho fatto un certo tipo di percorso, un certo tipo di scelte e sarà invalidante, perché oggi l'azienda è sì importante il cosa sapete fare, cosa vi motiva,
ma è molto più importante quanta è la curiosità, la motivazione, l'interesse, soprattutto capire che oggi nel contesto, nel mondo del lavoro che stiamo vivendo, nella grande, diciamo, disruption digitale, quella che è la quarta rivoluzione industriale, si diventa obsoleti dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze molto più in fretta di quello che succedeva a noi, che è successo a noi, è successo ai nostri padri e ai nostri nonni. Quindi la curiosità e l'umiltà e la voglia di imparare costantemente è un tema importante e questo vi deve guidare e ci differenzia molto più di altre cose, perché se si ha questa motivazione si può solo abbracciare, lasciatemi dire, compartimenti differenti. E oggi sempre più osserviamo nei ragazzi cosa che la scuola non riesce ancora a fare come sarebbe necessario. Ecco perché l'integrazione fra la scuola che entra nell'azienda e l'azienda che entra nella scuola è come voi funzionate in un ecosistema, come avete cura delle persone, come fate in modo tale che ottengano i risultati, cosa vi attiva, come fate crescere chi sta intorno a voi, come siete aperti, quindi come funziona un individuo in organizzazioni sempre molto meno verticali, ma dove l'imprenditorialità del singolo e la costruzione del bagaglio professionale del singolo, sia dal punto di vista delle competenze e delle capacità, diventa un elemento essenziale per portare a un risultato che è sempre più qualcosa che viene ottenuto con modelli di lavoro collaborativi. E su questo la scuola non sempre è in grado di orientarvi correttamente o di sviluppare queste qualità, queste, diciamo, affinità, diciamo, elettive che ognuno di noi ha, che ci differenzia dal negoziatore, il programmatore, il ricercatore, il pragmatico o riflessivo, no? E questi sono invece elementi della personalità molto importanti perché contribuiscono in modo diverso a raggiungere i risultati. Grazie Carlo, torniamo da Raffaella per un messaggio, un invito per il futuro per i nostri studenti e studentesse. Come ci vogliamo lasciare, Raffaella? Ma allora io vorrei essere al loro posto, non perché mi piaccia particolarmente rifare tutto quello che ho fatto, ma perché penso che le opportunità che ci sono adesso sono straordinarie per ragazze e per ragazzi. Sono davvero convinta che siano molto fortunati perché possono spaziare. In tutto il campo del sapere, della tecnologia, delle arti, insomma, diciamo, non tiratevi indietro mai, tutto prima o poi serve, per cui noi ci siamo concentrati, abbiamo parlato della matematica, di quello che serve per diciamo, per costruire un pensiero scientifico, non serve solo la matematica, servono anche altre cose. Ma anche la lettura di un buon libro, anche la visita a un museo, serve tutto e ve ne accorgerete poi quando vi troverete più adulti a dover scrivere una relazione o dover fare una presentazione in pubblico e vi verranno in mente cose che serviranno diciamo, per comunicare meglio quelli che sono i vostri pensieri e le vostre idee. Quindi godetevela perché avete davanti degli anni meravigliosi. E se posso dire, lo so che è facile da questa parte della barricata, però non preoccupatevi diciamo delle opportunità di lavoro perché di lavoro ce n'è e ci sono molte sfide interessanti che sono lì pronte perché voi le possiate cogliere. Bene, siamo giunti davvero alla fine, siamo anche un po' in ritardo, quindi io colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Carlo e Raffaella di essere stati qui con noi. Vi ringrazio, i vostri contributi sono stati davvero essenziali. Spero che i ragazzi che sono in ascolto siano riusciti a raccogliere delle riflessioni, degli spunti per costruire la loro professionalità del futuro, che in questi giorni, insomma, si sta proprio creando. Quindi vi ringrazio ancora e vi invito alla prossima puntata che si terrà il 16 dicembre alle ore 11. Grazie mille. Grazie a tutti.